Amiche e amici di Place to Be Siena, siamo da Giegio del Calavera Streetwear and Record Shop qui in via Via Calzoleria. Ecco, Calzoleria 26. come al solito, questo è un riepilogo della giornata dell'evento che il primo Walking Day in collaborazione con l'LVB Tattoo Parlor di Capolona, provincia d'Arezzo, giusto, Giegio? Sì. Abbiamo scelto un nuovo tipo di eventi qua per diciamo aggiornare un po' il calendario degli eventi che stiamo cercando di fare qui a Calavera e quest'oggi appunto abbiamo scelto di ospitare probabilmente uno dei migliori studio di tatuaggi che abbiamo in Toscana, che sono appunto i ragazzi. Oggi abbiamo, non so se si vede, Spalle, vedete, ecco questo qui che sto indicando con il dito è Sosso, c'ha la mano davanti, eccolo, quello dietro. Col cappellino, aspetta, eccolo lì, è Simone De Masi, eccolo lì. lì. Cosa stanno facendo? Allora, niente, abbiamo scelto di fargli disegnare alcune tavole di flash di piccole dimensioni in modo che possano essere realizzati in mezz'ora, 40 minuti, quindi anche con prezzi più contenuti del solito. E niente, i clienti che sono venuti a trovarci possono scegliere il loro disegno preferito e poi gli viene marcato sulla pelle come fosse un tattoo studio professionale, chiaramente. Quindi stanno al momento utilizzando macchinette con sia impugnature che aghi sterilizzati per essere, diciamo, con le norme in vigore tutto. Fai vedere il tatuaggio che hanno fatto oggi a te. Non si vede. Allora io ho scelto Simone là dietro che Dimmi mi ha. qui che si Non veda. si vede. Oggi ho scelto di fare un tatuaggio in stile sciolo, una rosa in bianco e nero con un piccolo tribale anni 90, un filler, cioè un tatuaggio di piccole dimensioni che riempiva uno dei pochi spazi liberi che ho sul braccio. E Tu sei appassionato di tatuaggi, eh? sì, li ho collezionati per tanti anni perché ho cominciato a tatuarmi ormai 20 anni fa, quando avevo 14 anni. Poi ho avuto la fortuna un po' di girare per le convention di tutta Europa in compagnia di Zuno, Italian Rooster a Milano, con Pepe, con tanti studi qua, anche loro della zona toscana, e ho avuto l'occasione un po' di conoscere tanti personaggi nell'ambiente. E niente, siccome a volte magari anche qua a Siena ci sono tatuatori di livello, però così per cambiare, per far vedere comunque l'intero mondo, ho deciso di fare questo tipo di eventi, ecco, ma anche un po', diciamo, per tenere viva l'idea primaria del tatuaggio, che è quella un po' meno fashion, un po' meno patinata, un po' meno da calciatori, però aumentando la qualità dei lavori, ecco, perché ormai, ai giorni nostri si è sdoganato talmente tanto e spesso tanti tatuatori di medio livello passano per superstar perché magari sono più seguiti su Instagram, cioè la qualità in cambio però della visibilità. Ecco, quindi ho scelto un po' questo tipo di eventi e spero che sia il primo evento di una lunga È il serie. primo Walking Day, ci saranno altri, Sì, giusto? perché Walking Day sarebbe senza appuntamento, tendenzialmente si fa tatuaggi di piccole dimensioni, appunto, come dicevo prima, per accontentare un po' tutti, allo stesso tempo per dare modo anche ai tatuatori di sbizzarrirsi senza magari fare una schiena o un braccio, che chiaramente il lavoro impostato rimane sempre un pezzo solo. Qua invece magari si va da un pezzo in bianco e nero anni 90, un traditional, un giapponese, quindi anche loro si divertono di più in questo modo, ecco. Prossimi Walking Day, sai, hai già mente qualche idea, ancora ci stai lavorando? Allora, per adesso abbiamo 3-4 studi che sono interessati perché chiaramente magari devono anche scindere dall'attività di tutti i giorni in studio, che magari studi di qualità hanno magari, non so, qualche mese di lista d'attesa, quindi è sempre quasi un favore, ma allo stesso tempo anche un modo in cui loro si possono divertire per dedicarsi a questi piccoli flash che magari di solito poi non riescono ad applicare o non riescono a disegnare sulla pelle, ecco, quindi E poi si sposa bene con lo stile streetwear, giusto? Sì, quindi abbiamo appunto, se il negozio è aperto, è attivo, quindi se uno vuole venire a comprare una maglietta e nel frattempo ha voglia di perdere 40 minuti per farsi un pezzo, non c'è problemi, va, vieni di sopra e si opera. E ti diverso. Andiamo a vedere magari qualche cosa di quello che stanno Sì. facendo. Ecco, magari se vuoi commentare anche te, Gege, ti passo il microfono. C'è Simone qui, che tra l'altro è il primo tatuaggio della sua vita, se lo sta facendo qui in negozio.
e penso che sta patendo come una bestia. Questo c'è il Sosso, è al lavoro, anche lui è, diciamo, abbastanza specializzato nel traditional e anche nel giapponese. Anche ora è, penso, una testa di una vipera, una testa di un, che è una testa di un cobra, che è, sì, un serpe. Proprio traditional puro. Quindi pochi colori, linee belle spesse, di impatto, tatuaggio è praticamente così, lo vedi e così tra 40 anni rimane, si cambia solo lui tra 40 anni. Di Siena? Sì, vedi, sì, sì, è di Siena. Simo, vedi, bravo. Il primo tatuaggio della sua vita. Sì. Come ti senti? No, sono ristato anche meglio, però. Accettabile. Accettabile, accettabile. Questo è degno di Lucignolo, questa cosa, ti ricordi Lucignolo quando faceva le interviste? Qua invece c'è Simone, Simone De Masi. Anche lui è uno specializzato invece soprattutto in tatuaggi sciolo, fine line, un po' roba dagli anni 70, 80 e 90. E ora sta facendo, penso, un teschiaccio con una lingua a forma di pizza. Tra l'altro il suo braccio è già tatuato. Sì, sì, no, lui si è già ripassato, invece infatti sta dormendo. Rilassatissimo. Sì, sì, sudato come una bestia. Tatuaggi, eh? Sì, il Furia, vedi, si sta tatuando come le bestie. Attenta alla luce magari, ma tanto c'è il faro. Lui ha tatuato anche me. Che attrezzature sta usando adesso? Ora non so, che ha, non so, una macchinetta classica, ma non so, lago, ora questi dati qui le sa lui. E questo è quanto. Primo appuntamento, spero di poter raddoppiare nel mese di gennaio e successivamente nel mese di febbraio con altri studi di amici. Bon. Allora, abbiamo fatto anche una panoramica, allora io ringrazio Gegio del Calavera Streetwear and Record Shop in via di Calzoleria 26, 26. A Siena, e anche ragazzi dell'LVB Tattoo Parlor di Capolona, giusto, in provincia d'Arezzo. Sì, seguiteli su tutti i social e niente, chiaramente anche dalla pagina Facebook trovate il link alla loro, al loro riferimento dello studio, dove, ripeto, lavori sempre di alta qualità, quindi veramente uno dei shop che a gusto mio sono tra i migliori in Toscana. Ecco, con loro ho avuto l'occasione di lavorare con altri eventi e vi posso assicurare, insomma, del risultato senza problemi anche sulla mia pelle, quindi insomma. Ti toccherà fare una tattoo convention a Siena prima. Speriamo, ma è sempre sempre difficile, però sarebbe interessante. Va bene, grazie anche a voi che ci avete seguito in diretta e che rivedrete questo video. Ciao.